Gentili signore e signori, buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Rassegna Internazionale Organistica, promossa e organizzata dall'Associazione Culturale Arte in Musica. Il concerto di questa sera ci viene proposto da Maria Magdalena Cacior, un nome ben noto agli appassionati del genere e che conferma la Rassegna Internazionale Organistica vetrina dei massimi virtuosi della tastiera a livello internazionale. Per la prima volta in Sardegna, questa valentissima interprete è contesa dai maggiori festival europei ed ha all'attivo svariate uscite discografiche. Di lei la critica ha spesso evidenziato la precisione dell'esecuzione, la tecnica pressoché perfetta, il fraseggio approfondito, la padronanza dello strumento. In apertura di programma ascolteremo Toccata e Fuga in Re minore, BWV 565, una delle opere per organo più conosciute di Johann Sebastian Bach, nonché una delle più celebri composizioni di musica classica. Si tratta di un lavoro composto da un Bach non ancora ventenne, fra il 1702 e il 1703, scritto su misura per l'organo che Johann Friedrich Wender costruì per la chiesa nuova di Arnstadt. Johann Sebastian Bach inaugurò questo strumento con un concerto proprio nel 1703. Evidenti sono le influenze nord-europee che caratterizzano la composizione. Il virtuosismo espresso denota come il diciottenne Bach non temesse un confronto in termini di tecnica con i più importanti esponenti del tipico e grandioso Stilus Fantasticus, come Dietrich Buxtehude o Vincent Lübeck o Georg Boehm, l'autore successivo del quale ascolteremo il corale ornato Vater Unser im Himmelreich, una pagina devozionale sul testo del Padre Nostro, corale che diventò per Bach punto di riferimento per composizioni analoghe ma di ben altra ampiezza e complessità. A seguire di Ludwig van Beethoven, Quatre Pièces en Trio, moderato, adagio, allegretto, fuga. Maria Magdalena Cacior ha compiuto un lavoro di ricerca all'interno del repertorio organistico di Beethoven, vi ha trovato uno studio dedicato al basso continuo e in esso quattro composizioni per organo. La prima e la seconda sono trascrizioni di una parte libera di Carl Philipp Emanuel Bach, figlio di Johann Sebastian, mentre la terza e la quarta sono composizioni originali. In questo lavoro di ricerca, Madame Cacior è riuscita ad estrapolare il messaggio musicale delle composizioni per proporlo in un discorso di senso musicalmente compiuto, senza venir meno ad una visione concettualmente filologica della partitura. Andante et Variations Opus 1 appartiene ad un autore poco frequentato, Otto Barblan, compositore e organista svizzero. In oltre 50 anni di attività, a cavallo fra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, in cui è stato, fra le altre cose, un insegnante ricercato da organisti in erba provenienti da tutta Europa e oltreoceano, Otto Barblan ha contribuito alla promozione attiva dell'opera di Bach. Se si osservano i dedicatori delle sue composizioni, diventa subito chiaro che Barblan mantenne contatti con molte importanti personalità artistiche del suo tempo. Brahms, Gilman, Saint-Saëns, Guidor. Ci furono anche contatti con Max Reger. Le opere di Barblan sono costantemente caratterizzate da una loro densità compositiva e armonia cromatica, ma spesso non sono facilmente inserite nei programmi musicali. Conclude la serata il brano Te Deum, opus 11, di Jean-Marie Madeleine de Mexier, organista, pianista, improvvisatrice, insegnante e compositrice francese, della quale ricorre il centenario dalla nascita. Jean-Marie Madeleine de Mexier è stata una musicista tutto tondo
è una concertista di grande virtuosismo. Oltre ad aver tenuto più di 700 concerti in Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Germania e Stati Uniti, ha sempre suonato a memoria un repertorio attivo di oltre 2500 composizioni, tra cui opere organistiche complete di Johann Sebastian Bach, César Franck, importanti opere per organo di Franz Liszt e Felix Mendelssohn e tutte le opere per organo di Marcel Dupré. La rassegna internazionale organistica e tutti gli eventi all'interno del Festival del Mediterraneo hanno la direzione artistica del maestro Ugo Spanu e godono del patrocinio e del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, ed il patrocinio del Presidente del Consiglio della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero. Prima di dare inizio al concerto, ringrazio come sempre Don Angelo per la sua gentilezza e ospitalità e auguro a tutti voi un buon ascolto. Thank you.
Thank you.
peux demander à Monsieur Hugo ou quelqu'un qui parle français pour l'aide. J'aimerais dire quelque chose. J'aimerais premièrement remercier infiniment pour l'invitation ici pour ce récital. Vi ringrazio tantissimo per l'invito a questo concerto. Comme vous savez très bien, d'après presque deux ans de ne pas pouvoir jouer, c'est pour moi d'autant plus important et très touché. È molto importante e toccante dopo circa due anni essere riusciti a suonare di nuovo. On a eu le contact avec Monsieur Hugo déjà il y a six ans. Dopo un contatto con il maestro Hugo per circa sei anni. Mais ça n'a pas abouti à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. D'autant plus, je suis contente et heureuse que je pouvais vous faire entendre la musique aujourd'hui. Vi ringrazio moltissimo ed è molto contenta di essere riuscita a farvi sentire la musica oggi, di essere stata qui. Je vous avais présenté ma musique aimée. Ha presentato la sua musica più amata. Johann Sebastian Bach, ça c'est mon premier amour depuis mon enfance. Bach, il suo grande amore dall'infanzia. Je me souviens quand il fallait jouer cette toccata e fugue en 2013 au Japon. E si ricorda quando ha suonato per la prima volta la toccata e fuga nel 2013 in Giappone. J'étais forcée pour la jouer. Je ne voulais pas la jouer parce que tout le monde la joue. Et moi, j'ai dit non, je ne joue pas, mais ils m'ont forcée pour ça. Ed è stata forzata a suonarla e non voleva suonarla perché tutti suonano sempre questo brano e l'ha dovuta suonare lo stesso. Je me suis dit à ce moment-là, si il faut vraiment que je la joue, il faut que je la joue à ma manière. Et je pense qu'il y a un petit peu de moi dedans. E ha pensato, se devo suonarla per forza, è meglio che la suoni a modo mio. D'autant plus que c'est Stylus Fantasticus, alors on peut s'imaginer la façon libre d'interpréter cette pièce. E ha provato a immaginare il modo di interpretare liberamente questo pezzo. Vater Unser de Karl Böhm, c'est une belle page de musique pour moi. Et je suis toujours très émue quand je peux la jouer. Cet instrument est parfait pour ça. Il brano di Karl Böhm è uno dei suoi preferiti e è tutte le volte molto emozionata quando lo deve suonare. Après le chapitre de Beethoven. En fait, en 2015, j'ai réalisé l'enregistrement avec les pièces pour l'orgue et les pièces adaptées à l'orgue de Beethoven. Il brano di Beethoven ha realizzato una registrazione del 2015 e l'organo è uno strumento perfetto per suonare questo brano. C'était très grand projet. J'étais demandée par le label français pour faire ce album et j'ai trouvé beaucoup de petites pièces originalement écrites par Beethoven pour l'orgue. Ha trovato numerosi pezzi scritti originariamente da Beethoven per l'organo. Pourquoi? Parce que Beethoven, à l'âge de 10, 11, 12 et 13 ans, il était l'organiste titulaire à Minoritenkirche à Bonn. Perché Beethoven, alla giovane età di 10, 11, 12 anni, era l'organista titolare a Bonn, in Germania. Et quand j'ai lu dans les souvenirs de Carl Philipp Emanuel, quand Beethoven était déjà sourd, il ne pouvait plus entendre, en 1820, autour de 1820. Che Beethoven era già sordo nel 1820. Il a quand même été demandé d'essayer le nouvel orgue dans la région. Et il était allé, il a improvisé beaucoup sur les orgues dans le temps moderne. E Beethoven ha comunque suonato e improvvisato molto. On peut s'imaginer qu'il a quand même qu'il pouvait entendre la grande sonorité de l'orgue. On ne sait pas, mais on peut s'imaginer. S'il était demandé, il a improvvisé, ça veut dire que oui. E si può immaginare che Beethoven potesse comunque sentire il suono maestoso dell'organo.
Le troisième et quatrième trio, c'est la pièce, comme Madame a dit, originalement écrite par Beethoven. Je pense qu'il fait un petit hommage à Jean-Sébastien Bach, parce que Bach, il a écrit 6 sonates en trio. Il pezzo di Beethoven si può immaginare essere un omaggio a Bach, che ha scritto un pezzo simile. Vous avez la chance d'avoir l'écran. Je ne sais pas jusqu'à quel moment vous pouvez voir la pédale, mais il y a beaucoup de mouvements dans cette pièce. Come voi avete potuto vedere allo schermo, c'è un grande movimento anche con i pedali. Et j'ai toujours un petit peu peur de les jouer. E tutte le volte ho un po' di paura a suonare questo brano. Otto Barblan, c'est un autre chapitre dans ma vie. C'est aussi une demande de faire le disque avec intégrale de pièces d'Otto Barblan. Anche quest'altro brano è stato uno dei più importanti per lei. Mais pour le moment, il manque d'argent pour faire ce projet, donc j'attends le meilleur moment. E vorrebbe fare un CD anche su questo, ma per il momento mancano i fondi, quindi è giusto aspettare. Mais ce qu'il faut vraiment dire, c'est qu'Otto Barblan adorait Jean-Sébastien Bach. Anche questo artista amava moltissimo Bach. Et parmi ses pièces pour l'orgue, il y a Chacon, Passacaille, il y a deux variations sur le sujet BACH. Ci sono diverse variazioni su Bach. E Passacaglia e Chaconna. Et dans Passacaille, il y a le fragment, le petit bout de Passacaille de Bach, réellement écrit dedans. E c'è un frammento in Passacaglia scritto da Bach. Donc on voit qu'il était amoureux dans l'écriture dans les pièces de Jean-Sébastien Bach. Si vede nella scrittura come fosse innamorato di Bach. Et vers la fin, Jeanne-Marie Madeleine de Monsieur, je dis ça l'exprès, parce que son deuxième prénom c'est comme le mien. Dice questa cosa perché Marie... Jeanne-Marie Madeleine a due nomi come lei. Sante Deum è vraiment e aussi extrêmement belle pièce. Ma anche questo è un pezzo estremamente bello. Je vous remercie infiniment d'être avec moi ce soir. Encore grand merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Hugo, pour l'invitation. Je suis vraiment très très touchée, très ravie et très heureuse. Grazie mille di essere venuti tutti, grazie al maestro Ugo, e è molto contenta e molto emozionata di essere stata qui con voi stasera. A bientôt! A presto! Grazie a Maria Magdalena Caccio di aver condiviso con noi le sue emozioni. Noi vi diamo appuntamento a domenica 22 agosto col maestro Roberto Bonetto. Buon proseguimento di serata.